è giusto. Che cosa? Non è giusto, ti dico. Che c'è adesso? Non lo è, basta. Capisci cosa dico? Non sai fare altro che dar fiato alla bocca. Che cazzo vuoi dire? Quello che fai. Vomiti merda dalla mattina alla sera. Chiudi questa cazzo di bocca. Vomiti merda, lasciami. Tu non mi dici di chiudere questa cazzo di bocca. Me lo hai detto tu. Stai attenta. Tu non puoi. Non puoi stare zitta. Non ti sai fermare. Merda, non ti fermi mai. Così ammazzano. Lo sto facendo. Chiudi questa bocca di merda. Io lo farò un bel giorno. Sarai stata tu a volerlo. Figlio mio, è il tuo ultimo viaggio. Stai per tornare a casa. E io mi prenderò cura di te. Va tutto bene. Va bene. Siamo arrivati al capolinea. Brutti porci. Non c'è niente di sacro per loro. Non lasciano in pace nemmeno i morti. Perché non sono morto prima di te? Ti amo, Anna. Ti amo fino all'ultimo respiro. La porta era aperta. Chiudila, merda. Miae. Sì. Ma sei tu. Quel che resta di me. Mi riconosci? È Miae, suo padre. È stoico. Stoico. Come va? Certo. Non puoi riconoscermi. È passato così tanto tempo. All'epoca eravamo giovani e belli, io e te. Tu in ogni caso. Così sei tornato. Soldi ne hai. Soldi? Sì. Quelli che ci devi. Per lui. Per tutti questi anni che te ne sei sbattuto. Non ho visto un soldo. Non un fottuto centesimo per quello che ho fatto. Non ho nulla da darti. Vai ad agganciare qualcuno alla stazione e ti farà un bel regalo di Natale. Ma chi? Chiunque. Qualcuno in calore. C'è sempre qualcuno in calore. Chiunque. Ma niente bastardi russi. Tutti tranne loro. Racconta che sono tua sorella. Racconta che ho 19 anni. Possono fare tutto quello che vogliono. So fare tutto. 200 carte. 400 se sono in due. Possono fare a volontà. Entra. Eccola. È lei? Non vedi come ti guarda? Ma io credevo... è una vecchia. Poi c'è il ragazzo. Muoviti, dammi la valigia. Non la toccare. Volevo solo aiutarti. Voglio tenermela accanto, deve stare qui. Non te la fotto mica. Deve stare dov'è? Stavo pensando che non puoi scopare con la valigia in mano. L'appoggio qui. D'accordo. Molla la grana. Non 200, è troppo. Non per lei. È troppo per una così. Peggio per te. Hai per quel che dai, ma sono cazzi tuoi. Con questa scopata è chiuso. Coraggio. Chiavala tanto da non farglielo dimenticare. Sei uno stronzo. Un grande stronzo. E tu sei un piccolo stronzo. Siamo tutti stronzi. Stronzi di Dio. Ma che bella conversazione di merda. È stato sobrio e gentile per 3 settimane. Ma ieri ha ricominciato a bere. Era sbronzo quando è tornato a casa. Quando beve si mette a piangere, poi si arrabbia, poi piange di nuovo. Poi vuole stringermi tra le braccia, essere tenero, cantare. E poi vuole picchiarmi perché dice che mi ha accecato. Dice che è colpa mia. E poi vuole che lo perdoni per quello che ha fatto. È sempre la stessa cosa e poi si addormenta. Ma io non ci torno più in quella casa. L'ho aperta.
Sono riuscito ad aprirla. E c'è qualcosa dentro? Non lo so, delle porcherie, degli stracci. Oddio! Che c'è? Di qualcosa? Perché non sei morto? Perché non sei ricco? Perché non sei morto? Ma dov'è la valigia? Sparita! Qualche stronzo me l'ha rubata! Era mio figlio, era la sua testa. Oh, ladri di merda! Ti ammazzerò. Sì, ti ammazzerò! Sei una lurida troia di merda! E io che credevo che fossi una bambina, una ragazza dolce! Troia! Troia di merda! Troia di merda! Na 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 na. Chi è? C'è qualcuno, ti vedo. Ma signore, per favore, 20 monete. Sei un ragazzo o una ragazza? Che cosa sei? Posso essere tutte e due? Ma che stai facendo? Vuoi farlo a letto? Rivestiti. Vuoi guardarmi, no? Prenderei freddo. Ma vuoi scopare, no? No, no, rivestiti, ti dico. Ho cambiato idea. Non me la sento di fare delle cose del genere, rivesti. Va bene, ok. Prego. Ok. Prego. Io non vado a letto con le ragazzine. Oh, ma io non sono una ragazzina. Non sono mai stata una ragazzina. E allora che cosa sei? Non sono più una ragazzina. Avanti, rivestiti. Ma mi dai dei soldi? Cosa devo fare? Niente. Mi dai dei soldi anche se non mi scopi? Non ti ha fatto niente? No. Ma perché no? Aveva voglia di parlare, era gentile. Era senz'altro troppo vecchio. Era soltanto gentile. Non esistono le persone gentili. Qui è il mio territorio. Mi ha dato 30 soldi. Che cosa ne hai fatto? Ho comprato le sigarette. Per tutti quei soldi? Dovete pagarmi se volete restare qui. Non siete niente. Solo merda. Siete già morti. E lui? Lui com'era? Lui forse mi adotterà. Forse sarà mio padre. Che cos'è? C'è qualcosa là per terra. È un uomo. E che fa? Zitta. È un uomo? Dove sei? Oh, merda. Che cosa? È morto. Forse è morto questo stronzo. Ma chi è? È morto Stecchito. Bel cappotto. Dove l'hai rimediato? Per strada. Dove? L'ho trovato e basta. E dove si trova roba del genere? Da un vecchio. Ah. Era l'ultima cosa che gli restava? Te l'ha dato? Sì, non gli serviva più e me l'ha dato. È troppo grande. E allora? Troppo grande per te. Ti va sotto i piedi, devi tagliargli i bordi. Hai delle forbici, no? Non sono forbici, è un coltello. No, ma prima erano delle forbici. Adesso è un coltello. Sta meglio addosso a me, ci guadagna. Molla. È mio. Non è tuo. L'hai rubato. È anche mio. L'hai rubato a qualcun altro. Se te l'ho fatto appartiene a me, non è più tuo, è mio. E piantala, cazzo! Sì, questo cappotto non è di nessuno. Tu sei fuori. E tu caghi il cazzo. Chi ti credi di essere, eh? Sporco figlio di puttana. Piccolo imbroglione di merda. Corri! Da quella puttana di tua madre in Bethany Heights! Sei un morto malcacato! Uno sporco figlio di troia inculata! Fuck you, Rodigan! E tu che cazzo fai? Niente. Che nascondi? Dove? Che hai addosso? Che cazzo è? Niente. E questo cos'è? Appeso qui? Me ne sbatti i coglioni delle tue zinne di merda, una medaglia! Piantala! Ma chi l'hai presa? Ma nessuna è mia!
Sei una piccola mignotta di merda. Una mignotta di merda. Se dici una sola parola, ti fracasso il cranio. Urla, urla, stronza. Me ne fotto. Pensi che mi diverta? Pensi che lo trovi divertente? No, davvero. Che cosa vorresti fare? Non c'è lavoro, c'è solo fame. Bisogna dimenticare. Quel che succede non è mai accaduto. Non ci pensare, non pensare a nulla. Pensa solo alla Santa Vergine. Quando saremo in Germania, ti farò un bel regalo. Una bicicletta da corsa. Una Bianchi. Verde. Col cambio in oro. Ospedale? Quale ospedale? Ce n'è uno solo. Perché devi andarci? Deve essere soccorsa, no? Si buca da quando aveva 13 anni. Ero lì al suo primo buco. Beh, adesso vuole smettere. Tu mi hai detto che mi davi dei soldi. Me l'hai promesso. Io? Quando? La prima volta. Me l'hai promesso. Mi hai detto che mi davi i soldi che ti arrivavano dalla Germania. Sì, ma mi sono arrivati? Nessuno ha diritto a qualcosa senza aver fatto uno sforzo. Perché io non l'ho fatto. E come se l'ho fatto? L'ho fatto molte volte. Che cosa devo fare? Non lo so. Forse sei già troppo vecchio per lui. Lui vuole giovani, giovanissimi, 13 anni al massimo. Per prima cosa devo raderti perché tu si era liscio. È bello. Che cosa devo fare? Aspetta, sto pensando. Dove abiti? T'ho detto che sto pensando. Sai dire papà con una voce da femmina? Papà. Papà. Più acuto, più dolce, come una femmina. Papà. Papà. Mamma! Esci, vattene via! Li ho avuti! Ce li ho i soldi, mamma! Dorme! Li ho avuti! Lasciala dormire! Va, fatti fottere tu, mamma! Deve dormire. Dormi, sei stanca. Andrà tutto bene quando ti sveglierai. Abbona. Dormi. Devi proprio dormire adesso. Я считаю, что журналист готов, он должен смотреть на это открытыми глазами и понимать, что это может быть. Не пугаться, там, не плакать отца. Главный вопрос в другом. Что меняется от того, что мы написали ту или иную статью и даже пострадали за нее? Поменялось ли что-то в нашем обществе в лучшую сторону?